Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo webinar di Impresa City. Oggi parleremo di sicurezza collegata alla RPA, quindi alla Robotic Process Automation. Abbiamo due ospiti oggi, siamo con Maurizio Ostinet, che è Solution Architect EMEA di One Identity. Ciao Maurizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. E con Michelangelo Berti, Marketing Manager di Partec, che abbiamo già ospitato qualche volta. Buongiorno. Il tema, come dicevo, è la Robotic Process Automation, perché è una tecnologia, o meglio un complesso di tecnologie, che si sta particolarmente affermando nelle imprese in questo ultimo periodo, ha una forte crescita di cui poi parleremo più avanti, e che sta allargando il suo uso a vari ambiti. Noi in particolare oggi parleremo della Robotic Process Automation in ambito IT, ma il discorso che faremo può essere anche applicato ad altri settori. Io non ruberei più altro tempo ai nostri ospiti e passerei direttamente la palla a Michelangelo, che ci farà una presentazione dal punto di vista di Partec. Michelangelo, se vuoi, puoi controllare la presentazione. Scusate, mi Ok. sentite adesso? Sì. Ok. Allora, grazie Francesco. Inizierei salutando e ringraziando i numerosi partecipanti a questo webinar. Io sono Michelangelo Berti e coordino le attività marketing di Partec. Una vita fa sono stato un tecnico, questo prima di passare al marketing. Ho lavorato nella prevendita tecnica e nel technical marketing successivamente. Negli ultimi 20 anni mi sono occupato di infrastrutture IT in ambito telco, cloud computing, sicurezza e anche privacy compliance. Ecco perché sono qua oggi per parlarvi. Prima di entrare nel vivo della presentazione, permettetemi di presentare rapidamente l'azienda che rappresento. Ok, a più di 20 anni dalla fondazione, Partec è oggi considerato uno dei system integrator più attivi della scena open source italiana. Siamo un gruppo che riunisce 5 aziende e comprende più di 200 collaboratori distribuiti tra le sedi di Roma e Milano. La nostra offerta include prodotti, competenze e servizi negli ambiti dalle infrastrutture IT, delle soluzioni verticali dedicate al mercato finanziario, dell'industria 4.0, della security e dell'educational. Per quanto riguarda la sicurezza, le nostre competenze esulano dall'esclusiva rivendita di prodotti di mercato. Il nostro team nel corso del tempo si è specializzato sulla consulenza normativa, sulla formazione specialistica a distanza e in aula, sull'integrazione di tecnologie per la privacy compliance e infine sulla progettazione e realizzazione, ovviamente, di soluzioni completamente personalizzate sempre per l'ambito security. Come potete vedere dalla lista dei clienti non esaustiva, possiamo vantare una forte presenza nei mercati telco e finance e diverse collaborazioni con i principali large system integrator che operano qua in Italia. I mercati telco e finance però non sono gli unici ai quali ci rivolgiamo. Potrete facilmente riconoscere i nomi di alcune note realtà in ambito pubblica amministrazione, sanità e non solo. Vorrei iniziare la parte più tecnica della presentazione spiegando un acronimo che incontrerete in qualunque articolo tecnico o ricerca di mercato. IGA sta per Identity, Governance and Administration. È una disciplina che forse avete già conosciuto in passato come IAM, Identity and Access Management. L'Identity Governance si pone un obiettivo apparentemente semplice, cioè assicurarsi che le giuste persone abbiano i permessi adeguati per accedere alle giuste risorse IT al momento giusto, cioè quando gli serve quella risorsa, mediante gli strumenti aziendali che usano abitualmente e soprattutto dopo essere stati autorizzati dalle giuste figure aziendali. Quando parlo di persone, mi riferisco a tutte quelle che ruotano intorno all'azienda. Abbiamo impiegati, consulenti, amministratori IT e manager. Quando invece parlo delle risorse IT, mi riferisco alle applicazioni, ai server, ai dati, a prescindere che questi siano on-premise o in cloud, sia chiaro. Due aspetti molto importanti inoltre riguardano le tempistiche di approvvigionamento e l'eventuale processo autorizzativo. Se andremo a usare gli strumenti giusti e imposteremo correttamente tutti i processi interni e gli automatismi, non saremo sopraffatti dal carico di lavoro, non perderemo efficienza e sarà molto più facile assicurare la compliance. Proprio perché sarà un processo automatico e non sarà basato sull'umore, sul tempo, sulla disponibilità delle risorse di quel momento. L'identity governance è un tema molto ampio.
Oggi noi ci concentreremo poi su un'area specifica, forse quella più delicata, la gestione degli account privilegiati. Parlare di identity governance e privilege account management applicate alla robotic process automation può sembrare strano. Qualcuno potrebbe addirittura chiedersi se si tratti di un banale tentativo di applicare un prodotto esistente a dei nuovi casi d'uso, che in realtà potrebbero vivere senza, quindi stiamo andando a riciclare qualcosa che abbiamo già. Riflettiamoci un attimo assieme. Per svolgere le proprie mansioni, sia le risorse umane che i digital worker devono essere identificabili, devono usare credenziali personali sicure, devono accedere a risorse aziendali sfruttando dei permessi adeguati e devono operare nel pieno rispetto delle regole di compliance. Aggiungo che tutte le loro attività, soprattutto quando impattano su sistemi critici o coinvolgono dati sensibili, devono essere tracciate e monitorate. Possiamo quindi dire che dal punto di vista dell'identity governance, umani e digital worker sono equiparabili. Per questo è più che sensato applicare regole e strumenti analoghi ad entrambe le categorie. Giusto una precisazione, noi nelle slide usiamo spesso questa immagine del robot per indicare i digital worker, ma di fatto si tratta di automi software, di pezzi di codice, di script, ci sono varie forme che possono assumere, quindi in realtà non c'è effettivamente un robot che va a sostituire l'umano. Poco fa ho usato una parola che probabilmente vi sarete stancati di sentire, la parola compliance, o per dirla in italiano conformità. Quando parlo di regole di conformità, mi riferisco esplicitamente sia alle normative orizzontali, cioè quelle valide per tutti, sia a quelle di riferimento per i vari settori dell'industria. Quella che ci tocca più da vicino è certamente il GDPR. Il regolamento europeo prescrive numerosi accorgimenti che vanno ben oltre la tecnologia e soprattutto prevede sanzioni importanti per le aziende che non si adeguano. L'avrete sentito dire mille volte, perciò non mi dilungo su questo aspetto. Chi lavora nel settore finanziario conosce sicuramente le norme PCI DSS e SOX, che sono di impostazione americana. La protezione dei dati sanitari, che è un sottoinsieme specifico dei dati particolari, è invece lo scopo principale della normativa IPA, anch'essa americana. Cosa hanno in comune queste normative? Beh, intanto la definizione di policy puntuali per la gestione degli accessi e delle autorizzazioni ai sistemi o ai dati. La protezione delle informazioni particolari mediante sistemi di cifratura e possibilmente pseudonimizzazione, la corretta conservazione e gestione di questi dati e infine il monitoraggio continuo di tutte le attività come parte di un costante e dinamico processo di miglioramento. Infatti, molte di queste pongono l'accento sul miglioramento continuo dei sistemi di sicurezza. È giusto specificare che quando parlo di dati particolari mi riferisco a quelli che fino al 2018 conoscevamo come dati sensibili. Con l'avvento del GDPR la definizione è cambiata e anche noi dobbiamo un po' adeguarci e abituarci a questa nuova definizione. Cosa significa gestire in maniera centralizzata le identità? Vediamolo prima dal punto di vista di un addetto IT, cioè una classica utenza privilegiata. Utilizzando gli Appliance Safeguard for Privileged Passwords, o SPP per dirla in breve, di OneIdentity, possiamo mettere in sicurezza le credenziali utilizzate per accedere ai sistemi IT e soprattutto possiamo definire dei processi molto robusti per l'utilizzo di queste credenziali. Un tipico workflow da noi implementato prevede pochi semplici passi. Un addetto IT accede alla console web dell'Appliance, sulla quale sono stati censiti tutti gli asset. Censimento che può avvenire manualmente o mediante autodiscovery. Questo utente inserisce la richiesta di accesso specificando il motivo della richiesta, il sistema di destinazione, l'utenza e il protocollo da utilizzare, ad esempio SSH o RDP o qualunque altro supportato. La sua richiesta viene notificata ad un manager che può autorizzarla o rifiutarla con un semplice click, volendo anche da dispositivo mobile, quindi non deve essere per forza davanti al suo computer in ufficio. Infine, l'addetto IT apre il client più adatto, quello più opportuno per l'uso che deve fare, e si autentica con le credenziali personali o, eventualmente, se implementata, anche con una strong authentication. Dato che il credential store è configurato sull'SPP, l'utente non va a vedere mai la password di destinazione. Inoltre, il sistema provvede automaticamente a cambiare periodicamente le password
solo delle utenze di servizio che risiedono all'interno degli asset protetti e le va a memorizzare in maniera sicura nel suo credential store. Questo vale per i sistemi Linux, Unix e Windows, per i database Oracle e SQL Server, per root e Cisco e per un'altra quantità importante di device e di sistemi di destinazione. La piattaforma può inoltre essere connessa con un sistema di trouble ticketing, così da ricollegare un'eventuale chiamata all'helpdesk alla relativa attività manutentiva. Il sistema va a tracciare ogni singolo step autorizzativo e l'SPS, di cui parlerò a breve, registra l'intera sessione. Perciò basta un attimo per ricostruire la cronistoria delle attività svolte. In questo modo riusciamo a rispondere alle classiche domande: chi ha fatto cosa, quando, dove, come e perché. Grazie alle API RESTful esposte dalle Appliance Safeguard, possiamo facilmente creare un workflow applicabile anche agli Atomy Software, quindi ai Digital Worker. Il robot, l'automa, che ha bisogno di accedere a una determinata risorsa, usa le API del sistema per richiedere l'accesso. Scusate. Il Safeguard traccia la richiesta e ne verifica la correttezza. In che modo? Ad esempio assicurandosi che quel digital worker, quell'automa, quel robot non stia cercando di accedere a qualcosa al di fuori dei suoi compiti, perché magari è stato dirottato. Il safeguard genera delle credenziali temporanee che consentono l'accesso alla risorsa e le consegna al robot, ovviamente sempre tramite le sue API. Infine, il robot utilizza queste chiavi temporanee per svolgere il suo compito. Come potete vedere, il processo è quindi del tutto analogo a quello affrontato dall'addetto IT. Cambia solo l'interfaccia utilizzata: web per l'umano, applicativa, quindi API, per il robot. Quali sono i vantaggi di questo approccio? Beh, intanto per la prima volta le chiavi di accesso non devono più essere salvate nel codice, negli script o nel file di configurazione. Ciò significa che non possono essere lette o modificate da utenti non autorizzati. Inoltre, ogni accesso viene tracciato e autorizzato, così da poter risalire facilmente a chi ha fatto cosa, elemento non trascurabile, come abbiamo visto, fondamentale per le normative di cui abbiamo parlato poco fa. Infine, ogni accesso è limitato alla singola risorsa, anziché avere un respiro molto più ampio. Ciò significa che anche in caso di furto di identità, perché questa può avvenire anche per un automa, l'eventuale danno è circoscritto alla risorsa utilizzata. La complessità e i rischi connessi diminuiscono drasticamente, la superficie d'attacco si riduce. Quando parliamo di accessi privilegiati, non ci riferiamo solo, anzi, non ci riferiamo tipicamente ai classici end user, ma a una particolare categoria di soggetti dotata di permessi molto elevati, come ad esempio i nostri addetti IT, quelli che un tempo chiamavamo gli amministratori di sistema, vi ricordate? I requisiti comuni forniti dalla maggior parte dei nostri clienti sono tracciare in maniera centralizzata tutti gli accessi ai server fisici e virtuali, indifferentemente che questi siano on-premise o in cloud, e oltretutto anche agli apparati di rete. Lo diciamo praticamente a tutti, che una VPN ci garantisce esclusivamente l'autenticazione e la riservatezza dei dati scambiati. Ma una volta che siamo entrati nella rete aziendale possiamo fare più o meno di tutto. L'altro requisito è quello di garantire l'accesso mediante le credenziali di dominio, che siano quelle personali, sia per i dipendenti che per i collaboratori esterni, evitando quindi utenze condivise, utenze di gruppo, oppure quelle là locali come root administrator, che è esattamente questo che vedete qua anche in quest'icona. Quindi vogliamo evitare che vengano utilizzate le classiche credenziali che tutti conoscono o scambiare delle chiavi private da salvare sul cliente degli utenti, perché poi diventa un problema gestire queste chiavi private. Come quarto macro requisito è non richiedere la riconfigurazione dei sistemi sorgente e destinazione, né experience. Ci sono diverse soluzioni che rispondono a questi requisiti, ma cambiano drasticamente l'esperienza d'uso dell'utente, e questo per molte aziende rappresenta un problema. Si tratta quindi di problemi molto diffusi e che abbiamo affrontato presso realtà di varie dimensioni. Ogni reparto IT, presto tardi, chiede come gestire la moltitudine di soggetti che a vario titolo accede quotidianamente ai nostri sistemi, ai propri sistemi. Abbiamo amministratori IT dipendenti dell'azienda, abbiamo consulenti di partner esterni, di terze parti, che si connettono magari via VPN,
Abbiamo dei manager, abbiamo gli utenti di virtual desktop, ma abbiamo anche degli attaccanti. Quest'accesso può avvenire in vari modi, può trattarsi dei classici protocolli testuali come Telnet SSH o protocolli grafici come RDP, VNC o i protocolli grafici usati ad esempio dal virtual desktop di Citrix. Quindi abbiamo veramente una serie di situazioni variegate. Come vi dicevo, una volta acceduti anche attraverso una VPN, quello che possono fare questi utenti è più o meno ciò che vogliono. Alcuni utenti, alcuni addetti IT in particolare, soffrono da quella che viene chiamata sindrome da God Mode. Chi usa i videogiochi conosce benissimo questo termine. Quindi tendono ad abusare dei permessi a loro concessi. Pensate ad esempio all'accesso abusivo ai backend di posta. Bene, il vero effetto demo di cui si parlava una volta, o comunque il bello della diretta in questi nuovi tempi di remote working, abbiamo perso Michelangelo, però prometto che cercheremo di ritrovarlo e lui tornerà da noi. Questo mi permette, se vogliamo, di anticipare alcune cose di cui avrei parlato più avanti, poi quando Michelangelo si riconnette e ricomincerà nella sua presentazione. Il tema che volevo affrontare è perché parliamo di RPA adesso, cioè cosa sta succedendo tale per cui è importante parlare di automazione software. Innanzitutto un elemento che ha detto Michelangelo molto importante, ma che viene ogni tanto dimenticato quando si parla di RPA, è che sì, è vero, a livello tecnico stiamo probabilmente parlando di, a seconda delle varie applicazioni e casi d'uso, procedure digitali, workflow, script, eccetera. Ma concettualmente c'è qualcosa di diverso, non siamo più nella parte, se vogliamo, di automazione di base che molti amministratori IT, che molte persone che lavorano alla tecnologia conoscono. Il concetto del digital worker non è semplicemente un elemento di marketing, non è stato creato semplicemente per dare una maggiore importanza a qualcosa che esisteva già. Effettivamente nei casi d'uso che abbiamo visto più frequentemente per la RPA in questi ultimi più o meno 2 anni, da quando c'è stato un vero e proprio boom, puntano ad affiancare il dipendente umano con quello che è a tutti gli effetti un dipendente software. In un certo senso è come se dessimo un assistente di livello più basso a alcune figure interne comunque importanti dell'organizzazione. Non è un caso che molte applicazioni dell'RPA si siano sviluppate in ambiti come il banking o il finance, dove esistono tutta una serie di procedure che non sono né particolarmente divertenti né particolarmente piacevoli, ma anzi, diciamoli, sono proprio noiose, ma anche prone all'errore, cioè costituite da tanti passi concettualmente semplici che è facile sbagliare. Allora, piuttosto che dedicare una persona che potrebbe fare cose molto più complicate a dei processi semplici e rischiosi, meglio dedicare un automa software. E a questo punto abbiamo proprio il concetto del digital worker. Se ne parla più o meno da 2 anni e sono 2 anni in cui il mercato è cresciuto in maniera notevole. Le cifre forse più approfondite vengono da Gartner. Gartner stima che le aziende abbiano adottato le soluzioni di RPA soprattutto per rendere i loro processi, quali che siano, dall'IT al finance, all'onboarding di nuovi correntisti in banca, eccetera, per rendere questi processi più veloci e più produttivi. Questo ha portato il mercato dell'RPA, ancora piccolo nel 2019, a crescere del 63%, appunto, dall'inizio alla fine 2019. 63% è tanto, anche se il mercato è piccolo, ma probabilmente la cifra più significativa è quella relativa a quest'anno. Si stima che il mercato dell'RPA quest'anno crescerà di qualcosa come il 12%, chiaramente molto meno del 63% dell'anno precedente, ma in tempi di Covid e di blocco degli investimenti da parte delle aziende, un più 12% è qualcosa che praticamente non si vede se non in altri settori ad alta tecnologia e che si stanno sviluppando adesso. Tra l'altro si considera che il Covid e il lockdown siano stati addirittura per certi versi un acceleratore dello sviluppo dell'RPA, perché le aziende hanno dovuto in qualche modo affrontare il concetto dell'impossibilità di avere i dipendenti in azienda, i dipendenti sempre connessi con tutti i sistemi e tutte le risorse che trovano appunto in ufficio. Quindi la possibilità di avere dei digital worker che in caso di emergenza o comunque in generale affianchino i dipendenti umani
è un elemento importante e questo giustifica il fatto che comunque le aziende, in questa fase soprattutto le grandi imprese, abbiano continuato a investire in RPA anche in un momento in cui quasi tutti gli investimenti tecnologici sono rallentati. Questo dovrebbe, secondo le previsioni, proseguire anche l'anno prossimo con una crescita contenuta, perché comunque gli effetti del lockdown si sentiranno anche nel 2021, una crescita contenuta che sempre Gartner stima intorno al 20%. Questo porta sostanzialmente il mercato a passare dal 2019 al 2021 da circa 1,4 miliardi di dollari a 1,9 miliardi di dollari. Possono sembrare cifre relativamente basse, è un aumento di mezzo miliardo di dollari in 3 anni, non molto, ma comunque sono cifre positive. Perché? Perché innanzitutto siamo, come accennato, in tempi di blocco degli investimenti o comunque di freno a certe tecnologie, ma va considerato anche il fatto che il prezzo delle soluzioni di RPA, man mano che queste si diffondono nelle aziende, cala. Si stima che stia calando circa del 5-10% l'anno. Questo calo favorisce lo sviluppo di nuovi trend nell'adozione dell'RPA, di cui però parleremo dopo, perché nel frattempo abbiamo recuperato Michelangelo, al quale ripasserei la palla per tornare alla presentazione. Michi. Scusatemi, ma è successo un patatrac come il bello della diretta. Tornando a noi, una volta che accedono questi utenti, quindi dopo che hanno rispettato una regola di access control definita a priori, possono fare più o meno ciò che vogliono. Giusto appunto prima parlavo di sindrome da God Mode, che è una situazione che si è verificata in passato spesso, ne abbiamo sentito tante, in cui un amministratore, un addetto IT, abusa dei permessi che gli sono stati concessi. Pensiamo ad esempio all'accesso abusivo ai back-end di posta o ai database server che contengono i dati delle carte di credito. Sono molte le normative che impongono dei controlli specifici per questo tipo di minaccia. Ovviamente poi non esistono solo le azioni malevole, potrebbero verificarsi anche degli incidenti in buona fede, ad esempio la cancellazione involontaria di una cartella o la rottura di una configurazione funzionante. In questi casi, a meno di una, chiamiamola, autodenuncia da parte di chi ha commesso questo tipo di errore, diventa veramente difficile capire chi ha fatto cosa e diventa ancora più difficile chiarirsi le idee sul tipo di incidente, rendendo quindi complicatissime le operazioni di risoluzione del problema. Il Safeguard for Privileged Sessions, o SPS, di One Identity, ci aiuta a risolvere tutte queste problematiche. Di fatto agisce come man in the middle nella connessione tra i client degli ADTT e i nostri server e riesce a registrare la sessione video e i flussi di input-output e salvare tutto in un audit trail cifrato e timestampato che viene memorizzato nello storage dell'appliance virtuale. Attraverso l'interfaccia web è possibile fare delle ricerche estremamente dettagliate, oltre ai classici metadati della connessione che vengono salvati un po' da qualunque strumento. Vengono anche salvati tutti i comandi immessi, ad esempio su una sessione testuale, ma se è abilitata viene fatta anche una scansione OCR di ciò che appare nelle sessioni grafiche, quindi tutto ciò che l'utente vede viene in realtà registrato. Una volta che andiamo a trovare la sessione incriminata, è possibile avviare il replay esattamente nel punto in cui il comando è stato eseguito, quindi non siamo costretti a rivederci tutto il video completo. Il sistema consente inoltre di impostare delle notifiche e dei blocchi che vanno ad agire in tempo reale, così possiamo prevenire gli incidenti anziché subirli e cercare di rimediare dopo. Un aspetto importante è che, a differenza di altre soluzioni di mercato, non richiede l'installazione di agent a bordo dei server e non richiede una modifica sostanziale alla user experience. Mi riferisco ad esempio alle soluzioni tipo i JumpHost, che prevedono l'abbandono dei clienti di connessione abituale o prevedono la connessione a un sistema terzo, insomma, delle complicazioni che magari infastidiscono chi deve operare. Probabilmente sapete già che il 30% degli incidenti di sicurezza in tutto il mondo sono causati da insider threat, cioè da minacce interne all'organizzazione. La minaccia non è rappresentata esclusivamente da un dipendente infedele o disattento, o da un ex dipendente arrabbiato, come magari abbiamo sentito tante volte nei giornali. In molti casi si tratta del furto delle credenziali di utenti che hanno privilegi elevati, quindi il classico furto del username e password al nostro addetto IT,
magari attraverso un'opera di phishing o attraverso un malware. Anche se i workflow autorizzativi e le classiche least privilege policies sono tipicamente molto efficaci in questi casi, c'è sempre il rischio che qualcosa possa sfuggire al nostro controllo. Come possiamo quindi distinguere il vero addetto IT da un utente malevolo che gli ha rubato le credenziali e che agisce al suo posto? Esistono diverse caratteristiche di questi utenti che vengono registrate dagli SPS e che possiamo tenere in considerazione. Ad esempio, l'orario in cui questo utente accede a Opera, i sistemi dai quali accede e ai quali accede, le attività effettuate e infine il modo di digitare i comandi e muovere il mouse. Possono sembrare banalità, ma ognuno di noi ha delle caratteristiche molto diverse ed è abbastanza facile per un sistema intelligente come questo andare a distinguerle. Il modulo Safeguard for Privilege Analytics mette a sistema tutte queste caratteristiche per andare a creare una sorta di profilo digitale dell'utente. Questo consente di identificare tutti i comportamenti che differiscono dalla cosiddetta baseline, cioè da un comportamento atteso, normale. Li va a classificare e agisce di conseguenza. Ad esempio, inviando una notifica al security manager o, in base al livello di gravità, abbattendo le connessioni ad alto rischio. Questa schermata che vediamo mette ad esempio in evidenza le anomalie su una sessione SSH. La connessione avviene da un indirizzo atipico, ad esempio dalla Thailandia, ed è diretta a un server diverso da quelli ai quali l'utente accede abitualmente. Anche i comandi digitati differiscono da quelli abituali, ma è come se non bastasse, il modo di digitare è diverso dal solito. Magari è molto più rapido, o perché sta agendo uno script al posto di un utente reale. Sono tanti piccoli elementi che tutti insieme ci danno un'indicazione precisa. Quell'account potrebbe essere stato rubato e sarebbe meglio abbattere la connessione prima che sia troppo tardi. A quel punto basta veramente un attimo per verificare se si è trattato di un falso allarme o se abbiamo appena salvato il patrimonio informativo aziendale. Quindi, come vedete, ci troviamo davanti a un insieme di metodologie, di strumenti, di soluzioni, di processi che, se applicati nel modo corretto, possono veramente innalzare il livello della sicurezza aziendale, inteso come sistemi, inteso come identità e come dati. Io a questo punto ripasso la parola a Francesco e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Michelangelo. Abbiamo introdotto un po' il concetto del digital worker, abbiamo parlato di RPA, abbiamo parlato di quelli che possono essere alcuni scenari in cui l'RPA diventa non solo un elemento di velocizzazione dei processi, ma anche un potenziale elemento di vulnerabilità. Ci sono dei trend, anche in questo senso ne parleremo più avanti anche con Maurizio. Quello che volevamo fare adesso era coinvolgervi con una piccola domanda. Adesso richiamiamo con un poll online legato al tema che ci è caro in questo webinar, cioè il controllo degli accessi privilegiati. E vi chiediamo sostanzialmente se voi avete già adottato soluzioni e policy mirate per il controllo degli utenti privilegiati e degli accessi privilegiati. Vi presentiamo quattro risposte, che sono un no netto, un sì su tutto il perimetro IT, perché ci stiamo concentrando soprattutto su quello che riguarda l'utilizzo dell'automazione da parte IT, una adozione parziale o una classico non so, non risponde. Quindi lascio aperte le votazioni, vediamo cosa succede. Aspettiamo ancora un po'. Per il momento c'è una netta polarizzazione, adesso forse qualcosa si sta un pochettino spostando, stiamo andando verso risultati leggermente più equilibrati. Aspettiamo ancora un attimo. Ok, allora diciamo come si direbbe, come si dirà per X Factor, facciamo lo stop al televoto e vediamo i risultati finali. Chiedo poi anche a Michelangelo un commento su questi risultati. Allora, c'è una, non proprio una polarizzazione, però ci sono dei risultati abbastanza distribuiti nella parte centrale. Allora,
Comunque il problema degli accessi privilegiati è stato ragionevolmente affrontato perché quelli che non l'hanno affrontato sono solo il 13% circa. Una diffusione a volte mirata, a volte parziale e poi una prevedibile quota di non so, non risponde perché l'ambito è abbastanza specifico. Michelangelo, una parola a commento di questi risultati? I risultati non ci stupiscono più di tanto perché è un po' lo scenario che troviamo quando presentiamo questo tipo di soluzioni dai clienti. Ci sono alcune aziende che conoscono molto bene il problema, hanno dovuto affrontarlo anche solo per rispondere alle esigenze di compliance. Purtroppo invece ci sono altre aziende che lo conoscono ma non hanno mai deciso di varcare la soglia, non l'hanno affrontato del tutto. Altre che invece, ahimè, lo ignorano e non hanno nemmeno pensato di pianificare una risoluzione del problema. Lo stiamo vedendo anche anche se d'altro, diciamo, verso un altro argomento, con ciò che sta accadendo con gli attacchi ransomware recentemente. Molte aziende decidono di cambiare il loro approccio alla sicurezza IT, ma non solo, solo a seguito di gravi incidenti che vanno a penalizzare la loro capacità produttiva, la loro operatività. Ecco, sicuramente dobbiamo pensare che al giorno d'oggi l'asset più importante non sono gli strumenti IT, ma le persone. Buona parte degli attacchi sono indirizzati alle persone. Mi pare che circa il 60% degli attacchi su base annua in tutto il mondo siano diretti alle risorse umane. Quindi possiamo passare dal phishing, dal ransomware, allo spear phishing, a attacchi di tipo social engineering e così via, che poi vanno ovviamente a impattare sull'IT, sulle risorse IT, ma passano dalle risorse umane. Quindi è fondamentale che si ponga un nuovo livello di attenzione verso la gestione delle identità digitali. E questi dati ci raccontano che c'è ancora del lavoro da fare per noi, per fortuna, ma soprattutto per le aziende. C'è ancora lavoro da fare anche perché, come dicevo prima, ci sono dei trend nella diffusione della Robotic Process Automation che la rendono ancora più critica, nel senso che fino adesso le soluzioni di RPA si sono diffuse in alcuni ambiti specifici, sono diffuse molto, ma per alcuni tipici casi d'uso. Il rischio che alcuni osservatori indicano per l'RPA è un fenomeno di, se vogliamo usare un termine già un po' abusato, di shadow IT applicata all'RPA. Ossia, limitatamente alle grandi imprese, che sono un po' quelle che stanno utilizzando l'RPA in questo momento in maniera più massiva, si stima che da qui ai prossimi 3-4 anni il raggio d'azione delle soluzioni di RPA in azienda triplicherà. Cioè, le aziende che adesso stanno usando l'RPA la useranno in volumi, diciamo, 3 volte superiori. Questo perché? Perché l'RPA è sicuramente una soluzione a tanti problemi ed è una soluzione a tanti problemi che non sono solo dell'IT o di alcuni settori. Quindi anche i manager non tecnici, pensiamo ai marketing manager, ai direttori generali, ai direttori finanziari, eccetera, sono interessati al tema. E come è già successo in passato per alcune tecnologie, acquisteranno le soluzioni in qualche modo bypassando la parte IT, anche se si tratta di soluzioni tecnologiche che tra l'altro poi, come vedremo più avanti, vanno assolutamente integrate con il resto dell'IT, se no diventano veramente una bomba a orologeria. Allora, cosa succede? Queste soluzioni comunque entreranno in azienda. Quello che tutti un po' segnalano è la necessità che l'IT se ne faccia carico non tecnologicamente o non solo tecnologicamente, ma se ne faccia carico con un importante ruolo di coordinamento, perché laddove una tecnologia va a impattare sui processi critici dell'impresa, anche se sembrano processi secondari, però sono critici perché supportano l'operatività delle persone ogni giorno, diventa importante che entrino in azienda con una certa, se vogliamo, disciplina. I casi d'uso possibili sono veramente tanti ed è per questo che io volevo coinvolgere Maurizio, che ci può parlare di uno scenario applicativo, qualche scenario applicativo. Maurizio, ti passerei la palla. Grazie Francesco per l'introduzione. E direi iniziamo a vedere un caso di successo che riguarda appunto l'utilizzo della tecnologia di One Identity per la protezione dell'ambiente RPA. E
In particolare, diciamo, come abbiamo avuto modo di sentire dagli interventi in precedenza, in particolare di Michelangelo, ma anche di Francesco, diciamo che i benefici che sono introdotti tipicamente e il vantaggio competitivo per le aziende sono, in termini di RPA, sono notevoli, no? In particolare per quanto riguarda, diciamo, l'efficienza e la produttività, ma anche la qualità e l'accuratezza con la quale vengono svolti i processi attraverso questi sistemi. Quindi, consentendo di fatto di andare a riallocare i lavoratori umani su progetti a più elevato valore aggiunto. E chiaramente questo scenario spiega le stime di crescita, del mercato con un tasso annuo che, diciamo, va, oltre il 40%. Ma, diciamo che, occorre sicuramente pensare anche a quello che è il rovescio della medaglia. E in particolare, mi riferisco al fatto che i robot, interagiscano, direttamente con le applicazioni di business, utilizzando, credenziali e privilegi sulle risorse, aziendali e introducendo di conseguenza dei rischi elevatissimi in termini di sicurezza. E chiaramente nel caso in cui le credenziali utilizzate dai digital workers siano lasciate incustodite, un attaccante potrebbe facilmente prenderne possesso e guadagnare l'accesso a sistemi piuttosto che applicazioni e dati critici. E infatti gli account privilegiati, come abbiamo avuto modo di sentire, costituiscono l'ambito di fatto più vulnerabile delle infrastrutture IT di ogni azienda. E nella classica catena di un attacco cyber, una volta compromesso un account privilegiato è di fatto game over, ovvero non ci sono più barriere di protezione che tengano. Purtroppo la tecnologia RPA, se da un lato introduce vantaggi competitivi significativi, dall'altro va a estendere di fatto la superficie d'attacco di un'azienda, spalancando quindi le porte agli effetti disastrosi di un data breach. Vediamo ora da vicino un interessante caso di successo. Si tratta di Prosegur, una multinazionale spagnola specializzata in sicurezza fisica, quindi parliamo di sistemi di sorveglianza, guardie, piuttosto che veicoli di sicurezza per il trasporto di incassi di contante, e con oltre 160.000 dipendenti in tutto il mondo. Prosegur ha intrapreso un'iniziativa per la migrazione di attività legate al business verso robot, attuando un programma che ha consentito di restituire oltre 300.000 ore al business. I robot interagiscono direttamente con le applicazioni di business, mimando i modi in cui applicazioni e umani utilizzano credenziali privilegiate e diritti. Questo significa chiaramente l'introduzione di rischi potenzialmente elevati nel momento in cui i robot eseguono i processi di business che richiedono l'accesso alle credenziali privilegiate. Di conseguenza, per il Dipartimento di Security e Compliance di Prosegur, una delle priorità top è stata quella di gestire gli account privilegiati in modo sicuro, riducendo il rischio di violazioni attraverso la compromissione degli accessi. E in particolare, il cliente ha selezionato la piattaforma RPA di Blue Prism, espandendo la propria forza lavoro digitale attraverso varie aree, incluse HR, finance, legal, IT, piuttosto che marketing. E in questo caso i robot sono di fatto dei processi che sono in esecuzione sui server Windows
E vi sono anche degli attori umani che effettuano delle connessioni con vari ruoli diversi, potrebbero essere ad esempio gli sviluppatori piuttosto che utenti di business. Ma quali sono gli ambiti di applicazione di questa tecnologia? Quali sono i processi di fatto automatizzati? Ma alcuni esempi che possiamo citare sono in ambito HR, ad esempio. La distribuzione dei cedolini ai dipendenti a cura di un robot che sostituisce di fatto l'attività manuale tipicamente affidata ad un umano. E in questo caso i dati trattati sono relativi alle persone e di conseguenza altamente confidenziali, il cui trattamento è soggetto alle normative di cui accennava e faceva riferimento molto bene Michelangelo nell'intervento precedente. In questo caso la tecnologia coinvolta è stata Blue Prism, ma grazie alla flessibilità delle API di Safeguard è possibile integrare qualsiasi altra tecnologia, qualsiasi altro vendor in ambito RPA. Chiaramente processi come quello appena descritto che coinvolgono i dati delle persone impongono i requisiti più stringenti in termini di sicurezza e di compliance. E vediamo come avvalendosi della tecnologia Safeguard di One Identity diventi possibile indirizzare in modo efficace queste problematiche. Nel momento in cui il digital worker, il robot, ha la necessità di accedere a una credenziale privilegiata, provvede a recuperarla dal vault, la cassaforte descritta prima da Michelangelo, quello che Michelangelo chiamava l'SPP, il vault cifrato di Safeguard. Il robot tipicamente viene configurato per connettersi a Safeguard attraverso un'autenticazione via certificato digitale. L'accesso a livello di semplice utente attraverso il password vault elimina la necessità di inserire una credenziale privilegiata, quale ad esempio un domain admin di Windows, all'interno dell'application server del sistema RPA. Nel caso in cui venga compromesso un robot, la violazione andrà ad impattare esclusivamente il sistema coinvolto, senza, diciamo, devastanti effetti domino su quella che è l'infrastruttura aziendale. Qui vediamo rappresentata una vista ad alto livello dell'integrazione realizzata tra i robot e Safeguard, nella quale iniziamo a introdurre le API. E i robot sono account di Active Directory che effettuano le chiamate verso le API per accedere alle credenziali privilegiate. Uno dei punti di forza della nostra soluzione rispetto ad altri vendors è che non solo rendiamo disponibile un semplice meccanismo che consente il rilascio della password ai robot in sicurezza, ma è possibile ottenere un livello di interazione più ampio, per esempio effettuando query per avere visibilità su quali risorse sono a disposizione di uno specifico digital worker. Questo tipo di flessibilità risulta diciamo, fondamentale per il successo di quella che è l'integrazione. E Prosegura ha selezionato One Identity come quale, diciamo, vendor di riferimento per abilitare la funzionalità di automatizzazione del controllo e della protezione del processo di rilascio delle credenziali privilegiate per la semplicità e la velocità che hanno caratterizzato l'integrazione con la tecnologia RPA di Blue Prism. Con Safeguard, Prosegura ha ridotto significativamente il rischio e migliorato il livello di sicurezza legati all'utilizzo delle credenziali privilegiate da parte dei robot. Safeguard fornisce un tracciato di audit completo in merito a quale robot ha accesso a quali applicazioni e quando. E il cliente è quindi in grado di controllare, monitorare, registrare gli accessi effettuati dai digital worker.
Questa funzionalità è fondamentale allo scopo di garantire in particolare la conformità dei processi con la normativa GDPR. Inoltre, Safeguard gestisce l'accesso alla soluzione RPA da parte degli sviluppatori che hanno necessità di utilizzare le credenziali dei robot per testare i workflow sviluppati e quindi, come mostrava Michelangelo nella seconda metà della presentazione, effettua il monitoring, l'auditing delle relative sessioni. Alla base del valore che Safeguard è in grado di fornire in un'integrazione come quella relativa al mondo RPA ci sono le API. Safeguard infatti è stato creato e disegnato all'origine con l'idea di esporre un ricco set di API REST, per rendere disponibile tutte le funzioni eseguibili da interfaccia utente e molte altre, nemmeno disponibili tramite quella, in modo da rendere facile lo sviluppo dell'integrazione di tipo application to application. Grazie a questo approccio, oltre ad abilitare la distribuzione sicura delle credenziali, come abbiamo visto, è di fatto possibile effettuare tutte le azioni di configurazione e di amministrazione. Le API Application to Application sono costruite allo scopo di realizzare una semplice integrazione con praticamente qualsiasi sistema target, qualsiasi applicazione, indipendentemente dal linguaggio con cui essa è stata scritta. E l'approccio, la filosofia di Safeguard è quello di abilitare l'integrazione nella modalità più agevole per l'applicazione target. Il processo di richiesta di accesso attraverso le API è caratterizzato da step multipli, che sono opzionalmente automatizzati per gestire workflow approvativi e cambiamenti di stato. Tipicamente le API Application to Application utilizzano dei meccanismi di strong authentication via certificato digitale a livello client e restrizioni a livello IP allo scopo di garantire che le credenziali siano correttamente rilasciate alla controparte legittimamente autorizzata. Siamo arrivati al termine di questo viaggio nel mondo della sicurezza degli ambienti RPA, con quest'ultima slide che sintetizza quelli che sono i punti di forza maggiormente significativi che caratterizzano Safeguard, dove a tutti questi aspetti certamente fondamentali voglio aggiungere e sottolineare il valore dato dalle API, non solo in termini di interoperabilità con ambienti di robotic processing automation, ma in generale in qualsiasi scenario di integrazione. Di fatto, attraverso le API, tutti i processi che coinvolgono Safeguard sono automatizzabili, a partire dal setup e dalla configurazione iniziali dell'appliance, consentendo di semplificare e velocizzare il deployment dell'infrastruttura PAM. Infine, e qui chiudo, voglio evidenziare che i robot sono a tutti gli effetti delle identità e in quanto tali devono essere gestiti al pari degli umani in termini di ciclo di vita e di compliance. Di conseguenza è fondamentale abilitare funzionalità di governance accennate nell'intervento di Michelangelo. One Identity è l'unico vendor in grado di offrire ai propri clienti un'unica soluzione che mette insieme il mondo PAM ed il mondo, diciamo, Identity Governance, realizzando un concetto di Privileged Account Governance, che significa il poter, diciamo, andare ad abilitare scenari in cui si possono creare delle campagne di certificazione automatizzate in merito all'identità e ai permessi e le permission dei robot, dove periodicamente qualcuno deve attestare che effettivamente quell'oggetto abbia necessità di avere quei livelli di privilegi, piuttosto che implementare policy di segregation of duties diciamo, per quanto riguarda i robot, quindi l'identità dei robot, piuttosto che anche l'identità degli umani che
che sono, diciamo, comunque coinvolti nei flussi, nei workflow che riguardano la gestione dei robot. Io vi ringrazio per la partecipazione e per la vostra attenzione e vi invito a contattarci per approfondire anche attraverso una semplice demo quello che è il nostro approccio alla mitigazione del rischio cyber nelle interazioni machine to machine, ma anche più, diciamo, in generale sul tema PAM, specialmente se avete iniziative in corso o avete l'esigenza di avvicinarvi a questo tema. Grazie. Grazie Maurizio. A questo punto noi passiamo di nuovo la palla ai nostri spettatori, in primis perché abbiamo un altro sondaggio, ma soprattutto anche perché dopo c'è una sessione di domande e risposte, per cui vi invito, se avete delle domande, a porle utilizzando l'interfaccia del webinar e poi comunque potete mandare le domande magari più settoriali, più specifiche riguardanti i vostri casi d'uso ai partecipanti al webinar. Passiamo così al sondaggio dove chiaramente ci allacciamo a tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi la domanda è chiara, cioè avete già adottato o pensate di adottare misure specifiche per il controllo dei digital worker? Quindi qualche azienda magari sarà già più avanti da questo punto di vista, altre meno. Avete una serie di risposte tra cui scegliere, compreso anche il fatto che per alcuni l'utilizzo dell'RPA esiste, ma può essere considerato marginale oppure si considera che tocchi dei processi tutto sommato non a rischio, anche se poi sono processi comunque importanti. Le altre risposte, sì, l'abbiamo già implementata nel prossimo futuro, e poi la risposta sempre onnicomprensiva, non so, non risponde, dove ci si può sempre rifugiare in corner. Vediamo le risposte che stanno arrivando, aspettiamo un po' per attendere che si stabilizzino. Direi che quasi ci siamo. Ok, ci fermiamo su questa fotografia. Allora, l'elemento confortante è che la risposta B, una RPA non tocca funzioni a rischio, è uno 0%. Quindi, Maurizio, tu cosa dici? Almeno vediamo che il pubblico non considera RPA come qualcosa connesso a processi poco importanti. Certo, c'è una fetta di aziende che l'RPA probabilmente non l'ha ancora approcciato, mentre alcuni hanno già implementato soluzioni RPA. Ti sembra uno scenario allineato con quello che vede One Identity sul mercato? Ma sì, tutto sommato sì, diciamo c'è nella colonna A un 35% che non considera assolutamente l'utilizzo dell'RPA, ma di fatto c'è da tenere conto che tutto sommato in Italia siamo sempre un po', come dire, un po' più, arriviamo un po' così dopo, no? Altri mercati, quindi tutto sommato. Ci sta. Mi sembra un po' strano la colonna B che dove l'RPA non tocca funzioni, processi a rischio, però ci può anche stare, dico strano perché tipicamente qualsiasi processo poi nella sua esecuzione, nella sua implementazione richiede tipicamente l'accesso a delle credenziali che potenzialmente possono essere sono privilegiate o comunque possono in ogni caso dare la possibilità di arrivare tramite un'escalation di privilegi a credenziali privilegiati. Interessante la C dove tutto sommato c'è che tra l'altro è allo stesso livello della prima colonna, dove è già stato implementato, sono già stati fatti progetti e comunque siamo oltre il 30, siamo tra il 30 e il 40%, dove sono stati già fatti progetti sui digital worker, sul controllo dei digital worker. E quindi sì, direi che tutto sommato ci sta, ecco, come scenario. Bene, sicuramente allora abbiamo ricevuto diverse domande, diversi spunti e quello che si nota, almeno dal mio punto di vista, è che probabilmente c'è da fare ancora un pochettino di
di chiarezza, forse di formazione. Mi riferisco in particolare a uno spunto che ci dà Vincenzo, che è uno spunto interessante. Adesso non riporto tutta la frase, ma il concetto è: si ritorna al fatto che è la colpa delle persone. Se posso fare un commento, sì, ma questo non cambia molto la questione, nel senso che se parliamo di attacchi, è ovvio che a un certo punto dietro gli attacchi ci sarà qualche persona che ha interesse a portarli. Se parliamo, come possiamo parlare, di digital worker che magari fanno un utilizzo sbagliato delle risorse perché sono stati sviluppati male, può capitare. E anche lì è ovvio che c'è dietro una persona, ma diciamo che dietro la tecnologia c'è sempre una persona, si spera almeno fino al momento. Michelangelo, un commento magari? Sì, assolutamente. Noi non ci aspettiamo scenari, non abbiamo visto fino adesso scenari alla Terminator dove Skynet prende il controllo delle risorse. Quindi non mi aspetto che un digital worker, un automa, diventi cattivo. Quello di cui parliamo noi è il fatto che in qualche modo si riesca a sfruttare le credenziali utilizzate da questo digital worker per accedere ai sistemi in maniera non autorizzata. Questo potrebbe avvenire perché qualcuno è riuscito qualche sviluppatore o qualche altro utente ha abusato di quelle credenziali o attraverso qualunque azione malevola, qualcuno anche dall'esterno riesce a recuperare quelle credenziali che magari potevano essere in alcuni casi estremi scritte negli script, nei file di configurazione o con certificati locali, ci sono scenari di ogni tipo, possa succedere che vengano utilizzate e quindi in maniera se non è controllato in alcun modo questa cosa qua, non ci andremo ad accorgere del fatto che questo evento è successo e anche fare azioni di remediation non è facile. Se invece queste credenziali di fatto vengono staccate dal sistema on demand, quindi anche il digital worker la ottiene solo per quel momento, per quel sistema, per fare quell'attività e diventa molto più difficile andare a sottrargliele. Quindi il tipo di dirottamento di cui parlavo è questo: il dirottamento è di fatto dell'identità, non è un dirottamento del robot. Non, a meno di accedere al prodotto, è difficile pensare di riprogrammare il robot per fare un'azione diversa. È molto più facile sottrargli, pensare di sottrargli le credenziali per fare qualcosa che in realtà non era previsto inizialmente. Questo è un po' il nostro punto di vista, sia chiaro, non ci aspettiamo cose diverse, almeno non fino adesso. È stata posta anche una questione un po' più tecnica. È chiaro che in ambito IT, quando si parla di automazione, robotica, eccetera, eccetera, viene subito in mente il tema dell'orchestration, no? Quindi, quello che ci viene chiesto è quanto sono integrabili le soluzioni di RPA e di Human Identity in particolare con poi le componenti di IT Orchestration che si sono già abbondantemente diffuse nelle aziende e comunque stanno prendendo sempre più piede. Non lo so chi vuole rispondere tra voi due. Sì, magari provo a dire qualcosa io, a Sì. commentare io, ma sicuramente, come accennavo prima, diciamo che grazie alle API è possibile, diciamo, grazie alle API e al loro disegno, diciamo, al loro disegno iniziale che espongono di fatto il 100% delle funzionalità di Safeguard. È possibile integrare qualsiasi soluzione di terze parti, inclusi strumenti di IT orchestration. Esempi tipici che sono, diciamo, adottati da nostri clienti, che sono implementati da nostri clienti, sono ad esempio costituiti da, mi viene in mente ServiceNow, ma ad esempio penso a un cliente che ha ServiceNow e un altro strumento sempre che è di orchestration che è in questa catena, che vengono utilizzati nell'ambito dell'automazione del provisioning delle nuove macchine che vanno così inserite, quindi abilitando un processo automatico per andare a inserire nel controllo di Safeguard queste nuove macchine. Ma sono disponibili anche integrazioni,
Ad esempio, mi riferisco ad esempio all'ambito DevOps, dove tra l'altro se andate sul sito di GitHub, quindi github.com/oneidentity, potete accedere ad una serie di progetti nostri che sono open source, che diciamo ci sono moltissimi esempi di pezzi anche di codice, no? Di skeleton che possono essere riutilizzati e sono disponibili in integrazione, ad esempio, in ambito DevOps. Mi riferisco all'infrastruttura, alla suite di HashiCorp piuttosto che a Kubernetes, dove il nostro approccio è quello di zero trust, quindi di andare sicuramente a realizzare, diciamo, dei disaccoppiamenti tra quella che è l'infrastruttura on-premise, quindi quella per definizione con un livello di sicurezza elevato, e l'infrastruttura in questo caso in ambito DevOps, quindi parliamo di cloud, che per sua natura ha un livello di sicurezza più basso. Quindi realizzare proprio una separazione, un disaccoppiamento tra questi due ambienti, con l'opportunità, la possibilità di abilitare degli scenari di integrazione. Un'altra, non perplessità, ma comunque curiosità espressa da un paio di ascoltatori è: va bene, c'è l'RPA, va bene, c'è One Identity. La paura è: non è che dobbiamo incominciare di nuovo ad affrontare il problema di utilizzare tanti tool diversi per realizzare un sistema sicuro? Cioè, quanto i dialoghi tra One Identity e altre piattaforme sono automatici, quanto richiedono l'intervento su magari console diverse? Magari Michelangelo che fa tanta integrazione, non lo so, vedete voi. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo degli addetti T, come dicevamo, uno dei vantaggi principali è proprio la trasparenza. La user experience rimane invariata. Per chi deve andare a configurare invece questi apparati, non si deve preoccupare di dover installare agent a bordo dei server di destinazione, né tantomeno dei client dai quali ci si connette, ad esempio, né deve andare a fare configurazioni esotiche sulla rete, eccetera. Ci sono delle interfacce dell'appliance dedicate, ma una serie di operazioni, come giustamente ha ripetuto Maurizio in più occasioni, si possono fare anche attraverso un colloquio di tipo machine to machine, quindi attraverso API. Le API sicuramente rappresentano la chiave di volta per le integrazioni, perché consentono di andare a calare queste soluzioni all'interno di un ecosistema un po' più complesso e non dover usarle tutte come se fossero stand-alone. Quindi da questo punto di vista l'integrabilità è altissima. Infatti Partec come System Integrator apprezza molto questo tipo di soluzioni perché ci lascia spazio a un miglioramento, un'integrazione all'interno della realtà del cliente. Quindi da questo punto di vista sì, sicuramente c'è tanto spazio. Non so se magari Maurizio vuole aggiungere qualcosa per, ovviamente Sì, più competente di me sul tema. no, diciamo che al di là come dire, di un setup è una implementazione iniziale, dove chiaramente vanno definite tutte quelle che sono le regole e le policy che poi andranno a governare il controllo su questo ambiente. Non è che chi deve poi gestire deve avere a che fare con interfacce diverse, tool diversi, ma oltretutto in One Identity sono disponibili una serie di, diciamo, meccanismi di alerting, no? Per i quali non è che uno deve stare davanti alla console, controllare continuamente, ma fondamentalmente è possibile andare a esportare delle segnalazioni verso piattaforme SIEM, a fronte di, diciamo, di eventi che rappresentano un livello di rischio magari elevato. Ad esempio, che so, quando
la digitazione di qualche comando che viene considerato in base alle policy un comando, diciamo, a rischio, un comando pericoloso, è possibile avere delle segnalazioni. Questo per dire che appunto è possibile ottenere dei livelli di automazione molto, molto elevati e quindi il carico in termini di gestione e di amministrazione è sicuramente molto, molto ridotto. Bene, io non vorrei trattenere più di tanto chi ci sta ascoltando. Volevo però chiudere un attimino in leggerezza, perché c'è uno dei nostri spettatori, ascoltatori, pardon, che parlando di Behavioral Analytics ha detto: va bene, allora se io mi rompo una mano e digito con l'altra, non entro più nel sistema. Chissà, è anche possibile, Michelangelo, ma è mai capitato? Allora, ovviamente è un caso estremo, però no, come dicevo, il sistema mette a fattor comune tutte queste informazioni e ovviamente in funzione di quanti parametri sono sballati alza il livello di rischio, quindi fornisce una percentuale di rischio e di criticità dell'operazione in atto. Quindi non basta digitare più lentamente perché abbiamo la mano fasciata quel giorno, ma devono esserci tanti elementi. Un caso di esempio che abbiamo fatto in passato durante un'altra presentazione era l'addetto IT che tipicamente accede sui repository software per fare delle operazioni. All'improvviso questo utente si collega anziché da Roma o da Milano, si collega dalla Thailandia, cerca di connettersi a un server di HR, dove magari c'è un repository HR, e inizia a sparare una serie di ricerche, di find sul file system per ottenere delle informazioni. Ecco, questo è un comportamento clamorosamente al di fuori della baseline. Il livello di rischio è al top, quindi rosso totale, la connessione viene abbattuta. In casi molto meno gravi, potremmo avere una situazione intermedia in cui parte semplicemente una notifica. Magari qualcuno dice: ma è possibile che l'utente Francesco Pignatelli oggi stia digitando in questo modo strano? Come dicevo prima, in 30 secondi scopriamo che Francesco ha la mano fasciata e quindi basta, viene soppresso l'alert e il gioco è fatto. Bene, però augurando a tutti di non trovarsi mai nelle condizioni tali che un sistema di analisi comportamentale ti sbatte fuori, ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio voi per quello che ci avete raccontato e diamo a tutti appuntamento per un prossimo webinar. Buona giornata. Grazie a tutti. Arrivederci.